Nordic Walking Montello ha organizzato domenica 21 gennaio giro sulle colline del Prosecco, una camminata che si snoda tra Valdobbiadene e San Pietro di Barbozza attraverso i vigneti e borghi locali. Allora, Nordic Walking e passo libero sono due tipologie di camminate diverse. Il passo libero è la camminata naturale, quindi quella aperta alle famiglie, ai ragazzi, vengono a camminare, vengono a farsi la passeggiata ed è aperta ai gruppi di cammino. Il Nordic Walking è una disciplina diversa, prevede l'utilizzo di bastoncini, un destro e un sinistro, quindi due guantini diversi, vengono utilizzati per spingersi attraverso l'utilizzo di una tecnica corretta. Si lavora sull'ampiezza del passo e sulla spinta con le braccia, quindi un utilizzo corretto di bastoncini prevede anche tutta una serie di benefici che derivano da questa attività. Il percorso di oggi, che si intitola Giro sulle colline del Prosecco, ed è già il terzo anno che lo facciamo, è un percorso ad anello prevalentemente sterrato che si snoda tra le colline di Valdobbiadene e San Pietro di Barbozza. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti saranno il 4 marzo, organizzeremo una camminata sulle colline Asolane, il 18 marzo la nostra camminata che si intitola Il risveglio del bosco, quest'anno lo organizzeremo a Falzè di Piave, alle Fontane Bianche, e poi la tanto attesa Due Rocche il 25 di aprile, dove noi da anni ormai collaboriamo con l'associazione Due Rocche e gestiamo la passeggiata storica di 14 chilometri che va dalla Rocca di Asolo alla Rocca di Cornuda. Buongiorno a tutti, io sono Manuela Carretta, in veste di insegnante qui oggi a Ponzano Veneto, e sono particolarmente felice perché ho invitato Carmen Ledesma a venire per la prima volta in Italia a tenere un corso, e questa è una grandissima opportunità, perché questo grande nome del flamenco porterà un pezzo di storia qui in Italia per la prima volta. Carmen Ledesma è una grandissima artista che viaggia tuttora in tutto il mondo e porta appunto questa cultura della quale noi siamo appassionatissime. Hola, buenas tardes. Soy Carmen Ledesma. Estoy aquí invitada por Manuela. Y para mí el flamenco es mi vida. O sea, no concibo mi vida sin el flamenco. Es una cultura y no solamente son unos pasos. Es una cultura. ¿Qué es la cosa más importante para una persona que se quiere acercar al flamenco? ¿Qué tiene que saber? Pues partiendo de la base de que le gusta la música, que no solamente le guste un tipo de cosa, sino que empiece por la raíz. Cuando comprendes el flamenco y por primera vez escuchas cantar por Soleá o por Siguirilla, que es el flamenco que yo entiendo como flamenco, no mezclado con contemporáneo, no flamenco. Entonces empieza a herirte, empieza a sentir unos sentimientos y a aflorar unos sentimientos que tú no sabías que tenías. Con lo cual yo creo que lo principal es educar mucho tu oído al cante y a la música, acompañando y mezclando el baile dentro del compás y del cante. Carmen, ¿por qué, según en tu opinión, el UNESCO ha dado tanta importancia al flamenco y lo ha reconocido como un arte como tal, como es? Yo creo que el flamenco siempre ha sido patrimonio de la humanidad. No es ahora, hace unos años, no. Ahora se ha abierto al mundo y se ha conocido un poco más, pero yo creo que es una cultura que está mundialmente reconocida, porque en cualquier parte del mundo
hay una pata por bulería y que se ha hecho grande a través de, por ejemplo, del maestro, del gran maestro Farruco, Antonio Montoya, Farruco. ¿Quién no hay que baile una pata por bulería de Farruco? Entonces, es una música que puedes recordar en algunos momentos alguna parte de tu vida. Yo, por ejemplo, que viajo tanto, he comprendido que el flamenco no solamente es de un sitio, sino que nosotros también, a ser muy viajero, ha ido recogiendo palabras, música, falseta, cosas que han ido mezclando y al final se ha convertido en un gran proyecto, en una gran cultura, y es universal. Por lo tanto, tenía que ser patrimonio de la humanidad sí o sí. Una casa buia, fredda, umida. Serata di chiusura del presepe artistico di Valdobbiadene domenica 14 gennaio. Con uno spettacolo teatrale inusuale, l'attore Maurizio Ruggero ha interpretato tutti i personaggi della commedia di Edoardo De Filippo, Natale in casa Cupiello. Luca Riello, scetata, sono le 9. Quest'anno grande chiusura con una performance teatrale tratta dal grande teatro di Edoardo, faremo Natale in casa Cupiello, con la novità che ci sarà un solo, diciamo, attore a interpretare un po' più ruoli, più personaggi. A seguire avremo un bel buffet di dolci e poi spettacoli di luci, musica, colori sulla facciata della villa, e poi, per chi non ha ancora visto il presepe, visita guidata al grande presepe artistico di Valdobbiadene, che quest'anno veramente ha riscosso un bellissimo successo. Mio padre lo accompagnava fino alla morte, perché all'epoca c'era il rispetto dei genitori, gli baciava la mano e poi mi andava a mettere un altro poco dentro a letto e mi faceva un'altra mezz'ora di sonno. Il 27 gennaio, presso la Casa del Musichiere, il comune di Moriago della Battaglia ha voluto celebrare il giorno della memoria. E come scrisse una volta Primo Levi, è accaduto e quindi può accadere di nuovo. Ospite dell'evento, il professor Luigino Bravin, docente e appassionato di storia, che ha contestualizzato i fatti e le tragiche vicende della guerra e ha presentato al pubblico il suo romanzo, Il clarinetto del rabbino Smuel. Il libro racconta le vicende di fantasia di due fratelli ebrei nello scenario della fine del conflitto. Ad accompagnare le parole del professore, la musica tradizionale ebraica, interpretata dai musicisti Michele Uliana e Carlo Bravin. L'appuntamento è rientrato nel fitto calendario di eventi del Festival della Cultura, che animerà il territorio moriaghese fino al mese di maggio.